Un attimo di attenzione, per favore. Vorrei proporre un brindisi. In onore di mia moglie Diana. Per il suo compleanno e la sua promozione. Tanti auguri, tesoro. Un anno più vicino alla sua morte. Andate a farvi fonte. Ma io ti spero. Non ti vesto più. La situazione qui si sta scaldando. E dai, smettila. Devo dare il regalo a Lina. Ah, non dovevate. Tanti auguri. Sì. Cosa credi? Non è mica un regalo da 4 soldi, eh? Sono 3 grammi di prima scelta, eh? E poi di che non ti vogliamo bene. Beh, allora la mia. Annalisa! Finalmente, è dottoressa. Avvocato, prego. Senta, noi avevamo ordinato il tris di antipasti. Ah, mi scusi, glielo porto subito. Auguri, auguri, auguri! Ma che ci fai qui? Scusa, amore, ma hanno spostato la riunione a stasera. Ci tenevo a stare insieme per il tuo compleanno. Ma mi farò perdonare. Festeggiamo domani, ok? Certo. Eva, il tavolo 7 sta aspettando. Ti pago per chiacchierare. Ti lascio lavorare, amore, ok? Buon lavoro. Ah, auguri. Marco. Ciao, Diana. Auguri. Mio Dio. Sei proprio tu. Saranno... 8. Sì. 8 anni. Già. Come stai? Non mi lamento. E tu? Hai una casa bellissima. Un bel salto di qualità da allora. Già. Ti trovo così diversa. Ma sei sempre bellissima. E, senti, lo so che non sono stato invitato, ma proprio oggi tra 2 scatoloni ho trovato queste. E pensavo fosse giusto che le avessi tu. Dopotutto sono sempre una parte di te, anche se adesso... E dunque ti sei sposata? Già. Tuo marito è molto fortunato. Tutto bene, amore? Certo. Ti presento Marco, mio vecchio compagno di università. Massimo, molto piacere. Il piacere è mio, Marco. Beh, adesso devo proprio andare. Ma com'è? Non si ferma? No, sono passato di qua solo per fare gli auguri a Diana. Arrivederci. Arrivederci. Ah, e... complimenti per la promozione. Hai mai parlato di questo tuo vecchio amico? Una birra. Grazie. Di niente. Auguri. Come? Non è il tuo compleanno? E tu che ne sai? Io non ti conosco. Ho sentito parlare di te, sei molto conosciuta qui dentro. Ma tu guarda. Cos'è quella roba che è sulla mano? Sei credente? Credente? Diciamo che ci rifletto. Ci rifletti? E su che? Su come la gente si fa prendere per il culo e si lascia dire cosa fare?
Dio non esiste. L'hanno inventato per tenerci sotto controllo e fottere la libertà a chi ci casca. E tu invece sei libera, vero Lil? Io mi godo la vita. Sto fuori da queste stronzate. Mi diverto e vaffanculo. Non ti manca niente, insomma. Che mi dovrebbe mancare? Sei proprio sicura di non saperlo? Tu stai fuori, bello. Dai retta a me. Fatti un'altra birra e svuotati il cervello da questa merda. È quella che ti fa male. Tu ci riesci bene, vero Lil? A svuotartene. Eva, dimmi Nora. Guarda che se ti becca di nuovo a fumare, stavolta ti butta fuori sul serio. Eva, a proposito dei soldi che mi hai prestato, non ce li ho. Ho dovuto portare Samuele dal dentista e ho dei problemi e non te li posso restituire adesso. Non ti preoccupare, me li renderei appena puoi. Grazie, Eva, sei un angelo. Non so cosa farei senza di te. Allora, questi antipasti? Arrivo tra un attimo. Tra un attimo? Stasera mi hai già fatto perdere troppo tempo. Ma che hai? Anzi, non me lo dire, non me ne frega niente. Hai dei problemi? Bene, ma non qui dentro. Qui lavori e muovi il culo! Nora, se non fai sparire subito quella sigaretta, io... L'inizio del tavolo 9! Subito! Io te la faccio ingoiare! Arrivo! Che razza di stronzo! Comunque, Eva, anche a me sembra giù. Luca non ti porta in nessun posto carino stasera a festeggiare? Pare abbia una riunione di lavoro. Ma tanto lo so che si vede ancora con quella. Sì, ma tu non dovresti continuare a sopportare così. Neanche so quanto mi importa. Eva, reagisci! Sei troppo buona! Beh, qualcuno deve pure esserlo. Allora, come ci si sente ad essere una donna di successo? Incredibile, che tu ce l'abbia fatta così giovane! Già, non me l'aspettavo così in fretta. La prima donna ad aver raggiunto in così poco tempo. Quanti saranno? 5 anni? Un risultato che altri ancora si sognano dopo decenni passati alla scrivania. Ma non è quello che si è poi sognato. E pensare che ancora oggi per una donna non è così scontato fare carriera. E occupandosi di una famiglia, oltretutto. Diana? Diana? Ci sei? Ti senti bene? Scusa. Sì, ho avuto un capogiro. Devo aver bevuto troppo vino. Ma... E tu? Non dovresti essere andata da un pezzo? Non riesco a dormire. Amore, adesso mamma ti porta a letto. Scusami Carla, porto un momento la bambina a letto. Guarda che si è svegliata. Ciao! Ti dispiace portarla tu a letto? Certo. Io vado un attimo in bagno. Vieni da papà! We'll be right back.
qualcosa di fresco. No, con la panna montata, panna montata. Prendiamo una torta tutti insieme. Esatto. Così, può farci una foto tutti assieme, grazie. Della panna cotta? No. Ma che panna cotta? Ma no, 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 no. Mi scusi, noi vorremmo ordinare il dolce se non le dispiace. Ma che fa, se ne va? Ma stiamo scherzando. Io non ho mai visto di piacere al genere. Diana? Tesoro, stai bene? Sì. Un attimo. Ehi. Gio. Che fai qua? Ti va a divertirsi un po', eh? Non mi toccare. Dai, che cazzo fai? Te la tiri, guarda che da pagarti bene stasera. Ti ho detto di lasciarmi. Ma che cazzo ti prende? Fai la principessa, eh? Non mi toccare, sono un bastardo! Ma dove cazzo vai, troia? Ah, è lei? Ma che casino è successo qui? Mamma, mamma, devo fare la pipì. Vuoi andare a letto, eh? Vieni che ti porto nell'altro bagno. Buonasera. Va tutto bene?
Posso aiutarla? Vorrei confessarmi. Massimo, sì? Hai visto Diana? Deve essere un attimo in bagno. Porto la bimba a letto. Oh. Da quanto non si confessa? Non me lo ricordo. Lei è cattolica? Io non ho fede. Perché è qui? Forse sono qui per dirle che non credo. Dirle che so che il vostro Dio non esiste. E so che lo sapete anche voi. Per dirle che io non mi pento di niente. Forse sono qui perché disprezzo la vostra debolezza. Mi fa pena la vostra dipendenza. Pronto, ciao. Sì, 110. Grazie, lo so. Diana, vuoi aprire la porta? Devo parlarti. Questo bisogno così disperato di aggrapparsi a qualcosa, tanto disperato da mettere su questa mostruosa messa in scena. E lasciare che faccia le scelte al posto vostro. Sì, noi adesso siamo qui a cena, poi dopo vi raggiungiamo. Va bene. Diana, insomma, vuoi uscire? Guarda che mi stai facendo preoccupare. Perché siete così deboli? Così piccoli, disperati e soli, da dovervi convincere che ci credete davvero. Grazie, grazie. Ok, a dopo. Ciao, ciao. Forse sono qui perché questa debolezza è anche la mia. Massimo, va tutto bene? Ah sì sì, è tutto a posto. Devo solo parlare un attimo con Diana, ma adesso esce subito. E voi tornate pure a mangiare, a bere, tornate alla festa. Diana! Diana! Sono qui perché non so dove altro dovrei essere. Each one seeking happiness.
thrown by three hopeful lovers. Which one will the fountain bless? Each heart longing for its home. There they lie in the fountain, somewhere in the heart of Rome. Shine. Just one wish will be granted. One heart.